Oi ragazzi, allora come va? Sono qui, due passi sul fiume, guarda che bel posto qui. Peccato che sono in controsole perché là si vede il Resegone. Oggi c'è una giornata blu, ma dovrei fare così per farvelo vedere. Guarda, così. Ok? Va bene. Allora ragazzi, oggi parliamo di un argomento. Vi ho detto che non parlavo più di politica perché intanto è inutile sprecare fiato sulla politica. Parliamo di altro. Voglio parlare. A parte bisognerebbe parlare del fatto che qui una mascherina abbandonata, là un paio di guanti, là ce n'è davanti un'altra, vabbè. Stendiamo un velo pietoso su questa gente che inquina. Allora, voglio parlare di una cosa molto grave. Le persone che, nonostante ci hanno un bel po' di soldi, vivono in maniera povera. Cioè, vivere da povero se hai un mare di soldi. Un mare di soldi non vuol dire essere ricco, perché ricco, lo spiegherò in un altro video, anzi l'avevo già spiegato, la ricchezza è la quantità di beni economici che uno possiede. Avere tanti soldi non vuol dire essere ricco, vuol dire avere tanti soldi. E nel nord Italia, in particolare nelle mie zone, molte persone vivono in maniera sotto la soglia della povertà, nonostante in banca ne abbiano una sbarcata. Diciamo che in Nord Italia ce ne sono tanti, e nelle regioni del nord, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, e Piemonte, Liguria, e ci sono molti accumulatori, parsimoniosi loro si fanno definire. Poi le altre parti d'Italia non conosco, magari ci sono anche da altre parti, sicuramente ci saranno anche al centro, al sud, sicuramente. E allora, perché questa gente, nonostante abbiano via una sbarcata, vivono in una maniera, diciamo, piatta? Utilizziamo il termine piatta, non voglio neanche essere troppo cattivo, perché questa è una patologia, è una delle più brutte forse in assoluto, perché ti fa fare tutta una vita veramente alla birra piccola, alla bagnomariuccia. Allora, io trovo assurdo che noi che siamo, ecco per quello che voglio fare dei video così, non parlare più di politica, che intanto la politica, intanto sono tutti uguali quelli lì, sono tutti uno uguale all'altro, beh. È tutto neoliberismo. Voglio parlare qualcosa di concetti più profondi. Noi siamo sulla terra di passaggio. Quello che vedete qui, fra qualche miliardo di anni non ci sarà più. Diventerà una landa desolata, tutto, non esisterà più niente, perché il sole si spegnerà e la terra diventerà una palla di... non ci saranno più fiumi, non ci sarà più niente. Siamo niente noi sulla terra e siamo nulla nella Via Lattea. Cioè nella Via Lattea la terra è nulla. Cioè pensate nell'universo. Siamo di passaggio, se hai la fortuna, diciamo, di nascere anche in un posto come l'Italia, che comunque bene o male è anche un bel posto, sì. C'è la fortuna di, pensa poveretti bambini che magari nascono in posti dove a 12 anni vanno a lavorare nelle miniere. Quindi se hai la fortuna dovresti viverla bene, ma se hai questa patologia la vivi male. Il brutto di queste persone è che loro sono convinti di essere nel giusto, cioè non se ne rendono conto. Cioè, io penso che vivere una vita proprio borderline, quando tu hai in banca 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, un milione di euro, veramente siamo al limite. C'è gente che ha fatto tutta la vita così.
tutta la vita stando lì a vedere se a contare il centesimo, a cercare di risparmiare il più possibile, il più possibile. E quindi, ragazzi, io cosa vi devo dire? Allora, una cosa che dovete capire, secondo me è fondamentale, è che la taccagneria si accompagna sempre con la cattiveria. Da genitori taccagni è facile che nasca un figlio taccagno, però non è detto. E da padre e madre taccagna è molto facile che i figli diventino taccagni, però non è anche detto. Beh, diciamo che se uno è taccagno, magari uno dei genitori è taccagno. I taccagni sono tutti cattivi, ricordatevelo sempre. Magari vi fanno la faccia buona davanti, ma poi per un euro vi lascerebbero morire per terra. E è pieno di gente che è riuscita ad arrivare ad accumulare, diciamo, un patrimonio perché è riuscita ad accumulare un patrimonio monetario in banca, case, eccetera eccetera, o perché comunque hanno ereditato, o perché non spendono niente. Cioè, voi dovete capire una cosa, che se sei bravo a far fruttare qualche investimento, ma basterebbe anche solamente, cioè, non è che ci vuole tanto, vi faccio un esempio. Cioè, se uno vive con dei genitori che per esempio sono in pensione, e di solito la gente anziana non è che spende tanto, cioè, se questo qui è un taccagno accumulatore, cioè, i genitori pigliano un paio di pensioni, cioè, ma anche una pensione, e spendono pochissimo, riesce addirittura a crosteggiare pure sulla madre, oppure sul padre o sui genitori. C'è gente che fa anche quello, C'è gente che è brava magari a investire, c'è gente che magari lavora, che ne so, e spende 50 euro al mese. Voi direte, ma io 50 euro al mese? Sì, 50 euro al mese. 50 euro al mese, gente spende 50 euro al mese, ragazzi. Cioè, al di là delle cose più essenziali, che sia, ah no, scusate, ho sbagliato, che spende 10 euro al mese, che al di là del fatto di cibo per alimentarsi, magari mezzo pubblico, casa e lavoro, cioè, il resto non spende nulla, non va mai al bar, non va mai al ristorante, non fa mai un aperitivo. Cioè, c'è gente che magari per 20 anni ha fatto queste vite qui, oppure se va al bar prende il caffettino, la birra piccola, sì, quelle due volte a settimana, il venerdì sera per fare la partitina a carte, prendere l'acqua e menta. Io mi ricordo una volta fecero mettere l'acqua e menta perché si lamentarono che il caffè costava troppo. Poi arrivano, fanno l'estratto conto, vanno in banca, fanno finta di tirare su 100 euro, arrivano lì, come è successo una volta, ti arrivano lì e ti dicono che ho 330.000 euro sul concurrente, più se ne 300.000 euro, che le churette, che te siete un churette. Che qui c'è gente così, ragazzi, cioè, arrivati a 50 anni, mai in vacanza una volta, sì, forse quando avevano 18 anni, una settimana giusto, forse a Rimini, sì, ma a dormire in tenda, e poi il resto tutto così, tutta accumulazione. Ma è pieno di sta gente, è pieno di gente che è arrivata a 40-50 anni a avere 300-400 mila euro, magari una casa, due lasciata dai genitori, facendo 20 anni di vivere senza spendere nulla. Il bello è che poi si vantano anche, cioè, sta gente si vanta anche, cioè, di fare delle vite di M. Cioè, perché uno dice, vabbè, cioè, anzi, secondo loro sei tu che sbagli. Cioè, tu che fai una vita, magari che prendi, viaggi, vai, fai aperitivi, vai a mangiare al ristorante, magari ti compri un paio di jeans da 50-60 euro, ti sei preso una bella macchina. No, tu stai sbagliando, Tu stai sbagliando.
Allora, io sono perché i soldi debbano avere una scadenza. Cioè, io non riuscirei mai nella mia vita a fare una vita così piatta, squalida, monotona, insulsa, insignificante così. Non riuscirei mai. Forse io sono sbagliato. Io sono troppo generoso. Io ci avrò le mani bucate. Io sono sbagliato. Io penso che la vita è una sola, va vissuta al massimo. E secondo me è sbagliatissimo vivere così. Proprio è la roba peggiore. Ok? Però neanche ad arrivare a dei livelli di pezzenteria, di taccagneria allucinanti. Ok? Se voi notate, gli sport degli accumulatori quali sono? L'accumulatore va a sciare? L'accumulatore va a pattinare? L'accumulatore gioca a tennis? Il taccagno? No, il taccagno o cammina o corre. Sport dove non spende niente. Ok? Mai rampichini, biciclette. Io c'ho una casa 3, adesso ultimamente cammino perché fa ancora un po' freddo, poi tiro fuori la bici. Bici no, stai scherzando, cara, che poi buchi, eccetera, eccetera. Quindi il vero taccagno, ok, non ha neanche la macchina, o se ce l'ha, magari c'è la patente, ma la usa pochissimo, o magari non ce l'ha neanche quella. Infatti io conoscevo gente, ne conosco un mare, magari vanno al lavoro col motorino, perché se la tiro sulla macchina, anche quando c'è meno 3, la tirano su giusto perché magari nevica o tempesta. La birra piccola. Poi c'è tutta una serie anche di persone che, per esempio, abbracciano il veganesimo, il vegetarismo, eccetera, eccetera, ma non perché sono convinti, perché la carne, il pesce, certe cose costano. Quindi è molto meglio fare il vegetariano, il vegano, perché così spendi di meno. Questo non vuol dire che tutti quelli siano taccagni. Per amor di Dio, c'è gente, sono io il primo a dire che non bisognerebbe abusare di carne e roba. Però tanti taccagni non mangiano per taccagneria. Ok? Ok? Non mangiano per taccagneria. Meglio ristorante, non sanno neanche cos'è, viaggi giusto di miseria. Cioè, ragazzi, poi una cosa che io dico, cioè io sono uno che ha viaggiato tantissimo, ma io voglio avere un letto, ragazzi. Cioè, io ho dormito negli hostel, ho fatto tantissimo, ho viaggiato tantissimo andando negli hostel, negli hotel, per l'amor di Dio. Sì, ma io devo dormire in un hotel. Io intendo, non ci dormo. Men che meno in un camper, per l'amor di Dio. Oh, no, che poi non sono contrario magari al camper. Se è un bel camper può anche andarci. Però se devo andare, ragazzi, io personalmente ve lo dico, preferisco viaggiare e avere sempre un bel letto e un bel gabinetto. Ok, io devo avere la mia stanza gabinetto. Poi posso andare anche in un hostel, dove è stato a Lisbona. Cioè, non spendevi tanto, avevi il bagno in comune, però ben pulito. Cioè, io sono andato in tanti hostel, però un bel letto lo devo avere. Io non posso andare a dormire. Che poi, uno lo può fare, per l'amor di Dio. Spirito d'avventura ci sta bene, ma se lo fai perché ti piace farlo, non perché sei taccagno. Perché se lo fai per taccagneria, allora sto a caba, guy. No, ragazzi, io reputo che la taccagneria non vada bene. E quindi c'è pieno di gente che vive da povero, essendo pieno di soldi. Io non so questa gente come fa a dormire di notte pensando, anche perché poi arrivi a una certa età, cioè gli anni sono pochi, o li mangi fuori te o te li mangiano fuori gli altri. Ma d'altronde questa gente gode nel vedere, come sto via, ma io veramente sto male. Questo... Allora, farò anche un video come vivere da ricco avendo pochi soldi. Questo qui è interessante, farò l'opposto. Però, per esempio, una cosa che io vi voglio dire, io non sto lanciando un messaggio che non è giusto risparmiare, che bisogna sperperare, assolutamente, assolutamente. Se c'è la possibilità di risparmiare per poter avere più soldi, per poter spenderli magari in un viaggio, in una vacanza,
andare una volta in pizzeria a mangiare, ma ben venga. Cioè io un paio di volte all'anno, anche prima abitavo in Germania, un paio di volte all'anno andavo sempre in Germania, facevo una spesa da 200-300 euro, che in Italia ce ne volevano quattro volte tanto. Tanto con 50 euro di benzina arrivavo a Wallenheim, mi fermavo lì, facevo una piccola sinfonia e risparmiavo. Allora, ragazzi, se c'è da risparmiare, non sono pirla. Cioè, se il benzinaio uno fa 1,50 e l'altro fa 1,45, per modo di dire, mi fermo da quello da 1,45. Cioè, se, che ne so, il vestiario mi costa di meno, che ne so, al centro commerciale Lugano Sud Grancia, vado a comprare i vestiti lì, perché lì va 8%. Cioè, se da Alena al bar restaurant Emporio mangio bene con 15 franchi o 13 franchi, mangio lì, non vado a spendere 100 da un'altra parte, gli faccio una marchetta, però si mangia bene, spendi poco. Cioè, se la pizza buona la mangio a buon prezzo, dove costa, che ne so, 10 euro o 12 franchi, e al posto di 20 o 30 vado lì. Cioè, ragazzi, anzi, mi è venuto a trovare il buon Andrea Garbini, che col suo risparmio con Elmo, per esempio, lui vende servizi dove c'è un risparmio sulla telefonia, c'è risparmio sulle bollette del gas, sulla luce e su tante altre cose, ok? E se si può risparmiare in un momento in cui sta aumentando tutto, benzina, luce, gas e compagnia, ben venga! Cioè, se si può... Allora... Se si può risparmiare, ma ben venga il risparmio. Se risparmi qualcosa, per esempio, ecco, su queste cose, telefonia, bollette, luce, gas, per esempio, ecco, col buon Garbini, poi vi scrivo sotto magari anche il link, risparmio con Elmo, visto che comunque lui è impegnato anche col sociale, dà una mano anche al sociale ed è anche una brava persona, anzi, mi ha detto Lambre, se me li mandi a nome tuo, scrivetegli Lambre20, vi fa uno sconto del 20% sulle tariffe che lui ha in mano, tutte aziende che hanno già fatto la transizione ecologica, ok? Quindi se si può risparmiare, ma ben venga risparmio, per l'amor di Dio, ma risparmio vuol dire risparmiare per poi avere qualche soldino da spendere in vacanza, in viaggiare, compagnia varia, non per poi vivere ancora di taccagneria, ok ragazzi? Quindi è questo che io vi voglio dire, capito? Risparmiare va bene, ma con la testa, per poi comunque cercare dopo di avere qualche soldino in più. Cioè, se io posso fare come col buon Garbini, col risparmio con Elmo, una tariffa, delle tariffe più vantaggiose, con già uno sconto del 20, ben venga, ok? Ben venga, molto meglio. Ecco, poi vi scrivo sotto, allora, risparmio con Elmo, scrivete Lambre 20, vi faccio uno sconto del 20. Quindi per dire, va bene tutto, sia aziende che privati, ok? Però, come ripeto, il risparmio deve essere fatto per poi avere qualche soldino da spendere, non che poi fai una vita da taccagno, da accumulatore. Prossimo video vi spiegherò come vivere da ricchi anche se uno è povero.